a Rezzato in provincia di Brescia, quando batté a domicilio Cristian Dolzanelli. Una vittoria chiara nonostante l'impegno e il valore di Dolzanelli. Ora Salvatore Ritu è chiamato ad una prova di carattere, soprattutto perché Paolo Ferrara, d'accordo, i suoi 39 anni, ma certamente in quanto a carattere non è sicuramente secondo a nessuno. Purtroppo ambedue sono in pantaloncini neri, magari Ferrara riconoscibile per la statura inferiore e per queste scritte gialle pubblicitarie sui pantaloncini. Sono piccole sfumature organizzative queste che ancora in Italia non si riesce a togliere, purtroppo è così. Andiamo avanti. Ritu in questo momento a sinistra, a destra Paolo Ferrara, la prima delle 10 riprese. L'arbitro è il signor Luciano Nigro, i giudici Carruppo, Di Mario e Muscovic, il supervisore il signor Albino Foti. A voto Ferrara, intanto riconoscibilissimo anche dai guantoni bianchi, peraltro, mentre sono neri quelli del campione Salvatore Ritu, scarpette rosse, bianche quelle di Ferrara, come i guantoni. Il cammino di Paolo Ferrara in questi ultimi tempi non è che sia stato dei più esaltanti. Una sola vittoria in quasi 3 anni, anche se vogliamo poi dire, ecco, in 3 anni ha ottenuto 2 vittorie, uno su un debuttante nel 2006, poi il 4 giugno di quest'anno la vittoria contro Simone Loschi, c'era un titolo IBF vacante del Mediterraneo, insomma possiamo dire che Paolo Ferrara ha buon titolo, è campione IBF del Mediterraneo dei massimi leggeri. È un titolo che comunque ha un suo valore, seppur relativo, una cintura che forse può portare a Paolo Ferrara magari la soddisfazione di aver chiuso la carriera con una cintura, lui che comunque è stato, seppur ben breve, anche campione italiano. Ha trovato sulla strada Aurino, quando Aurino era quello vero, ancora Ritu intanto mette a frutto la facilità con la quale riesce a colpire grazie alle leve molto più lunghe. Dicevo di Paolo Ferrara che ha trovato sulla strada Pietro Aurino nel momento forse migliore della sua carriera. Aveva appena conquistato il titolo nel 2002 contro Emiliano Verna, poi incappò in Pietro Aurino che nel 2002 era nel pieno delle proprie possibilità e non ci fu più nulla da fare, poi sconfitta in serie fino ad arrivare al titolo del Mediterraneo, d'accordo, vinto, ed ora questo tentativo tricolore, eccolo qua. Paolo Ferrara, combattente di primissimo livello, pugile generoso, sempre ben preparato, mai un cedimento, certamente poi a livello pugilistico. Opla, attenzione, Salvatore Ritu manda 2 colpi molto leggeri, peraltro il gong è suonato, ma niente che, una ripresa comunque abbastanza equilibrata tra i due. Chissà se proviamo a sentire l'angolo magari. Vediamo. No, è sovrastata la voce dell'angolo di Ritu dal frastuono all'interno del Palasport Sassarese. Tanta gente ha corsa ad incitare il proprio beniamino. Ricordo che Salvatore Ritu della colonia box Porto Torres di Mura e di Donato è nato a Sassari il 29 settembre 1980, magari 90 direbbe lui, 80, suo record 16 vittorie di cui 6 prima del limite, al peso 90 kg e 200, il limite dei massimi leggeri è 90 e 719. Paolo Ferrara invece è nato a Palermo, come detto, il 26 giugno del 70. Nel suo palmarès figurano 25 vittorie, di cui 7 prime del limite, 14 sconfitte e un verdetto di parità. Al peso 90 kg e 700, cioè proprio il limite della categoria che ricordo ancora è 90 e 719. Seconda ripresa intanto, ricordo il match, come ogni titolo italiano è sulla distanza delle 10 riprese.
molto sereno Erittu, anche direi molto sicuro di sé, evidentemente dopo la conquista del titolo italiano contro Dolzanelli. Fu un bel incontro quello, ben combattuto da quei due pugili, la vittoria di Erittu fu chiara, riconosciuta tra l'altro anche da Dolzanelli. Avanza a piccoli passi Paolo Ferrara tentando di trovare la corta misura, unica strada per riuscire a colpire Salvatore Erittu, che lo sovrasta, lo vedete anche nelle immagini, per altezza e lunghezza delle braccia. 1,90 m contro 1,83 m. Ancora serie di Erittu non potenti ma comunque abbastanza precise. Poi tenta il lavoro ai fianchi Paolo Ferrara, riesce anche a raggiungere il bersaglio, perché Erittu ha avuto una smorfia, non so se era per l'abbraccio poi di Ferrara o per conseguenza del colpo, un gancio in uscita. Anche Ferrara colpisce, i pugni del siciliano sono comunque tutti abbastanza larghi che difficilmente raggiungono un bersaglio in maniera corretta. Intanto abbiamo visto alcune immagini del palazzetto dello sport di Porto Torres, anzi un palo sport bello grande, gremito tra l'altro questa sera, un bel tifo, bella presenza, una riunione ben riuscita. Peccato la contemporaneità della riunione di Puddu al Geovillage di Obia. A volte la Sardegna propone uno o due eventi l'anno, quest'anno non si capisce il motivo, per cui due eventi tra l'altro belli in contemporanea, ma sono ancora i lati oscuri del nostro pugilato che non si riescono a chiarire. Attacco di Ferrara in chiusura, i colpi di sbarramento di Erittu, bravo Ferrara, Erittu dai suoi concittadini. Ancora Ferrara che colpisce, si porta sotto e poi chiude, colpo forse la nuca di Erittu, ma niente di che, una carezza praticamente. Il jab ancora del pugile sardo, il destro di Erittu diretto. Ancora il pugile sardo, mentre Ferrara lega ovviamente, la lunga distanza non fa per lui. Molto chiuso Ferrara, vedete, poi ancora il lavoro ai fianchi. Si lamenta un tantino Erittu questa volta con l'arbitro Luciano Nigro. Buona ripresa questa da parte di Paolo Ferrara in tutti i casi. Buona animosità da parte del pugile siciliano, poi incappa nella serie precisissima di Erittu. È molto bravo in queste azioni il pugile sardo, il campione italiano. Sull'attacco di Ferrara ha scaricato le sue serie molto precise questa volta, non caricatissime ma estremamente precise ed anche significative sotto tutti i punti di vista. Ancora Ferrara tenta di trovare la strada del bersaglio grosso, ci riesce, poi a vuoto con le sue sventole il destro di Erittu, il sinistro di Ferrara, ambedue parzialmente a segno. E termina. Termina la ripresa, una ripresa molto combattuta, ma direi caratterizzata da quella serie di Erittu sull'attacco di Ferrara, che ha dato proprio il vantaggio. Abbiamo sentito un incitamento a Salvatore Erittu, invitato a fare più attività pugilistica, più di quanto non abbia fatto fino adesso. In effetti fino ad ora Erittu ha pensato soltanto a rispondere ai tentativi di attacco di Ferrara. Ora in corpo a corpo i due pugili.
si divincolano da soli senza aspettare l'arbitro. Destro di Ferrara segna, poi si rifà subito Eritu, e quando va a distanza non ce n'è per nessuno, bravissimo Eritu, e in questo modo proprio lui è riuscito a vincere l'incontro con Cristian Dolzanelli, pugile pelato di valore. Break dell'arbitro, il destro da lontano di Eritu, ma non si ferma. Ferrara punta testa in avanti e cerca di scaricare i suoi colpi, non ci riesce in questo frangente. Ancora intervento di Nigro, il sinistro di Eritu cerca di aprire la guardia di Paolo Ferrara. Avanza lo sfidante, colpi ai fianchi da parte di Paolo Ferrara, e spesso arriva a segno comunque con il sinistro, arriva all'altezza più o meno del fegato di Eritu, che si difende bene, ma a lungo andare qualche risultato potrebbe anche ottenerlo, con qualche danno al campione italiano, che comunque difende bene anche su queste serie al bersaglio grosso. Appare quasi distaccato Salvatore Eritu dall'andamento dell'incontro, ma è un suo atteggiamento, lo sembrava anche nell'incontro che gli ha regalato il titolo tricolore contro Dolzanelli. Il destro di Ferrara a segno, ferita al sopracciglio sinistro di Eritu. Ai, attenzione, svolta del combattimento, e si lamenta Eritu. Non capisco che si sia fermato l'arbitro, non capisco l'atteggiamento dell'arbitro, non so se ha contato vediamo, arriva il medico. Non può continuare. L'arbitro dallo stop ha detto non può continuare. Arriva Ferrara, si va a scusare e Eritu lo respinge. Ma a mio avviso è stato un colpo, non una testata. E allora si riprende. Va. E allora il medico aveva dato lo stop a Eritu. Ha detto no, è pericoloso, ha tolto il sangue. Paolo Ferrara era andato anche a scusarsi, ma è stato comunque un destro, non mi sembra che sia stata una testata. Si è lamentato Eritu, ma sinceramente purtroppo mi pare che non funzioni il replay. Forse non potremmo rivedere l'azione incriminata. Termina la ripresa intanto sulla serie, si lamenta Eritu con Paolo Ferrara. Viene portato via, viene invitato a stare calmo Salvatore Eritu. E siamo alla quinta ripresa. Mi sembra che la ferita sia stata messa a posto. È chiaro che se il medico avesse stoppato il combattimento, la vittoria sarebbe data a Paolo Ferrara, perché il colpo, ripeto, a mio avviso è stato regolare. Eritu si è lamentato per una eventuale testata, che magari ci può anche essere stata, perché non tutto è possibile vedere in diretta e da tutte le angolazioni. Tuttavia a mio avviso è stato il sinistro intanto di Ferrara a segno, abbastanza pesante e preciso. Comunque la ferita sembra essere a posto, c'è un finissimo rivolo di sangue che scende. Ora i casi sono due, e o il medico del combattimento ha preso un granchio, oppure Eritu sta rischiando, ma non credo, perché sia il suo angolo, la sua scuderia
di persone correttissime, soprattutto di sportivi reali, per cui mai farebbero rischiare al pugile qualcosa di troppo. Lo stop dell'arbitro, invitato a tenere sulla testa Paolo Ferrara. È chiaro che la differenza di statura è sensibile, e Ferrara è naturalmente peraltro portato a mettere avanti la testa, e c'è questo pericolo di testate, ma nel caso specifico della ferita, ripeto ancora, poi magari rivedendolo in un secondo tempo si vedrà una testata, ma non credo. L'importante, ripeto ancora, che Salvatore Irittu non sia condizionato dalla ferita e possa difendere con linearità e con tranquillità, almeno relativa alle proprie chance. Un po' di sangue esce intanto dall'arcata. Il jab di Irittu ancora. Serie di Ferrara che, pur non essendo ordinatissime, però tengono sempre dritto su chi vola. Poi la risposta del pugile sardo, molto precisa, molto buona, ora reiterata, poi lega Ferrara per evitare altri guai. Altro destro sulla ferita, e questa la Ferrara la dà per di mestiere proprio, e termina la quinta ripresa.